Presidente, a questi stati generali sullo sviluppo lei ha lanciato la proposta di una zona franca sull'esempio calabrese, ha parlato anche di un fondo strutturale per valorizzare i territori. Come sono stati accolti? Sono arrivati anche degli spunti da parte delle parti sociali? È un'iniziativa che intendo prendere in giunta prossimamente, replicando una proposta che la Regione Calabria ha presentato in Parlamento, una proposta di legge che è in discussione in Parlamento e che si intitola Istituzione di una zona economica speciale nel distretto della Piana di Gioia Tauro. Zona economica speciale, cioè zona franca, che prevede esenzione dal pagamento delle imposte per le imprese che entrano in quella zona per un certo numero di anni, esenzione dall'IMU, esenzione dall'IRAP, benefici di vario tipo. Se vale per Gioia Tauro, a maggior ragione deve valere per le zone di confine, perché qui c'è davvero una zona speciale, zona di confine con la Svizzera. È la zona franca di cui ho parlato, adesso abbiamo un modello e lo replicheremo mandando al Parlamento la richiesta di istituirle anche qui, soprattutto qui, prima di tutto qui, perché qui servono. Il fondo strutturale? Sì, questa è un'altra iniziativa per valorizzare Expo. Expo non è solo Milano, Expo è tutta la Lombardia per quanto mi riguarda, quindi a giugno costituiremo un fondo per sostenere le iniziative che vengono dai territori. Facendo riferimento alle province, da settembre in poi le iniziative che i comuni e le associazioni prenderanno sui singoli territori per valorizzare Expo riceveranno un contributo dalla Regione Lombardia. L'ultimo semestre prima di Expo sarà una... dovremo intensificare i territori e la Lombardia dovranno intensificare tutte le azioni per promuovere Expo, per avere poi, dopo Expo, i benefici che ci aspettiamo. E quali sono state le richieste più pressanti? Ma sono stato un generale apprezzamento su quello che la Regione ha fatto, sulla nuova legge sull'innovazione che è stata approvata la settimana scorsa dal Consiglio regionale e la richiesta che io naturalmente ho accolto di continuare il confronto con loro per l'attuazione concreta di questa legge, che vuol dire zone a burocrazia zero, che vuol dire semplificazioni, che vuol dire agevolazioni fiscali e che vuol dire un sacco di altre cose legate all'innovazione e alla ricerca. È il metodo che uso, quello di coinvolgere le parti sociali, gli imprenditori, il mondo delle imprese, i sindacati per fare le cose bene. Quindi generale apprezzamento e riconoscimento delle buone azioni che la Regione ha messo in campo. Buone notizie per la Regione Lombardia, che incassa da Moody's il rating più alto d'Italia. Sì, Moody's non è che... stiamo a guardare troppo queste cose naturalmente, però è una soddisfazione che dopo l'ultimo outlook di Moody's la Regione Lombardia, assieme alle province autonome di Trento e Bolzano, ma sono province autonome, è l'unica regione italiana ad avere un rating più alto di quello dello Stato italiano. Ci sia un'emergenza mobilità nei trasporti pubblici, esempio Rota quest'oggi ha detto che la linea 1 non ce la farà. Rota ha fatto anche delle allusioni, mi pare, a tavoli, sottotavoli, che sono quelli della Regione Lombardia. Non so se si riferiva a questo. Se si riferiva a questo, ha sbagliato indirizzo, perché noi governiamo e coordiniamo gli interventi. Ci deve dire piuttosto se il Comune riuscirà a finire le opere previste per Expo. Poi sulla mobilità siamo tutti super impegnati. La Regione Lombardia sta facendo di più di quello che dovrebbe, tant'è vero che oggi ad Arcisate l'assessore del Tenno comunicherà la buona notizia che riprendono i lavori dell'Arcisate Stabio grazie all'intervento della Regione. Non era obbligata a farlo la Regione, perché non è un'opera della Regione. Abbiamo messo attorno a un tavolo le ferrovie e la società che deve fare i lavori, perché li avevano bloccati. Abbiamo trovato l'intesa e quindi ripartono i lavori dell'Arcisate Stabio. Quindi la Regione sta facendo di più di quello che dovrebbe. Se tutti facessero come fa la Regione, problemi di mobilità non ci sarebbero.